Con noi Salvatore Bua, delegato FIVA Confcommercio, presidente Arturo Coglitore. Il 26 ottobre gli ambulanti e i fieristi partiranno alla volta di Roma, anche se con l'ultimo DPCM Conte non c'è più possibilità per le fiere, perché sono state sospese tranne quelle internazionali. Quindi andrete comunque avanti, andrete lo stesso? Sì, sì, lunedì saremo in tantissimi a Roma, anche molti colleghi del Nord Italia si sono aggiunti a noi e siamo molto felici di questa grande adesione. Si prevede che ci saremo almeno un 5.000, almeno un 5.000 ambulanti in totale, tra ambulanti, mercatisti e fieristi. Cosa chiedete agli ambulanti? Allora, gli ambulanti innanzitutto ci alleghiamo, ci accorpiamo ai fieristi, oltre che per solidarietà ai nostri colleghi, ci vogliamo che degli aiuti, che è la cosa più importante, che il governo non ci abbandoni, perché automaticamente, sospendendo le fiere, molti di noi, oltre che a essere anche ambulanti del mercato, siamo anche ambulanti contemporaneamente delle fiere. Mancando questi introiti, ci troviamo in un momento veramente devastante per la nostra situazione, oltre che abbiamo avuto una notevole riduzione degli incassi. La cosa che un po' sta suscitando scalpore, dicono le fiere locali e le sagre locali no, le fiere internazionali e nazionali sì, dove ci saranno più assembramenti. Infatti anche andiamo a chiedere pari diritti, perché le nostre attività non sono attività di serie B, ma sono attività a pari livello delle altre attività, perché anche noi, come tu lo sai, paghiamo le tasse, paghiamo l'INPS, e lo Stato non se ne può uscire con una chiusura generale senza che almeno dia un aiuto, un sostegno. Se hanno dato il reddito di cittadinanza, ci diano un reddito per noi, per la nostra categoria. Qualcosa comunque lo Stato lo deve fare, perché non ci può abbandonare in questa maniera. Un'altra cosa che molti ambulanti, molti suoi colleghi lamentano è il potere dato ai sindaci, perché se i sindaci possono sospendere la movida nelle piazze o nelle strade alle 21, possono anche sospendere i mercati come finora è accaduto. Quindi voi chiedevate di non dare potere ai sindaci, in questa maniera invece i sindaci hanno questo potere di sospendere i mercati. Sì, 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 infatti settimana scorsa il nostro presidente Coglitore aveva raggiunto un accordo con l'onorevole Turano all'assessorato alla regione per, non diciamo per togliere il potere ai sindaci, ma per essere un po' più molleabili nei confronti del settore del mercato, degli ambulanti. Giustamente con questo nuovo DPCM tutto quello che aveva fatto il nostro presidente, diciamo, tutto sommato è saltato. Ora noi chiediamo ai sindaci, ci appelliamo a loro affinché non facciano delle scelte e non prendono delle decisioni troppo azzardate di chiudere i mercati all'improvviso, come già è successo a Priolo, è successo magari a Randazzo, è diventata zona rossa, ma già anche prima che diventasse zona rossa il sindaco aveva sospeso il mercato, è successo al comune di Riposto, in tanti paesi hanno confuso questo DPCM, perché sospendendo le fiere non vuol dire sospendere i mercati, perché il mercato è un'attività che si svolge giornalmente in vari comuni, la fiera magari ha un percorso, una durata più lunga. Quindi a Roma chiederete più sostegno, chiederete che i sindaci non sospendano i mercati in base all'andamento della curva epidemiologica, di lavorare in base alle direttive per evitare appunto contagi, e chiedete inoltre che i fieristi abbiano un altro codice Ateco rispetto agli ambulanti, perché mentre voi lavorate nei mercati i fieristi non lavoreranno più. Perfetto, chiediamo questo, soprattutto chiediamo un sostegno dallo Stato, ma un sostegno tangibile, non solo le promesse. Promesse non vanno più bene, perché qua tutti abbiamo la famiglia e abbiamo i figli, e un po' tutti dobbiamo essere in grado di poter mantenere il fabbisogno di quello che ci serve giornaliero. Tu lo sai, ci serve l'assicurazione, ci sono le tasse, ora abbiamo l'INPS, cioè, c'è tutta una catena. Se giustamente non abbiamo gli introiti, come dobbiamo metterci a pari livelli degli altri commercianti e poter adempiere i nostri impegni?